Ciao, sono Antonella Ruggero e voglio regalare un sorriso ai bambini con la neurofibromatosi. È una malattia genetica che provoca lo sviluppo di tumori già in età pediatrica. Anche tu con il tuo 5 per 1000 all'Infa Onlus puoi donare un futuro sereno a questi bambini. Basta scrivere il codice fiscale di Linfa nella dichiarazione dei redditi e firmare. È semplice, a te non costa nulla. Fai come me, dai Linfa alla ricerca per curare i tumori pediatrici. Contiamo su di te. Anche noi contiamo su di voi, buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Come avrete capito dallo spot che apriva questa parte di trasmissione, questa mattina vogliamo sensibilizzarvi alla lotta contro la neurofibromatosi, una patologia, una malattia genetica rara per cui serve molta ricerca e, come di consueto, per fare ricerca servono finanziamenti. E questo è il periodo di dichiarazione dei redditi, la possibilità di scegliere a chi donare il 5 per 1000 e una scelta può essere questa di donare il 5 per 1000 all'associazione Linfa, che è un'associazione che si occupa proprio di promuovere la ricerca per combattere questa malattia che è meno nota di altre patologie, infatti viene classificata nel gruppo delle malattie rare. Ma iniziamo subito con il primo ospite, il presidente di associazione Linfa, che è Andrea Andrea Rasola, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Lei è presidente dell'associazione ma anche un ricercatore e un biologo. Certo, grazie innanzitutto per questo invito, ci fa molto piacere avere l'occasione di poter parlare di questa malattia, della neurofibromatosi, ONF, che è molto più semplice, un nome difficile da dire, ma in realtà è una malattia, o meglio una sindrome genetica, che interessa moltissime persone. Malattia rara è una parola che confonde un pochino. In Italia ci sono uno o forse addirittura 2 milioni di malati rari, quindi ogni malattia è relativamente rara, ma tutti quanti insieme i malati rari sono molti e hanno bisogno di attenzione, molto più di quanto non venga fatto attualmente. Come si manifesta? Quando si manifesta? Insomma, ci faccia conoscere questa malattia. Allora, la NF è una malattia genetica, quindi si trasmette dai genitori ai figli. E in realtà malattia è un termine un pochino confondente, è una sindrome che vuol dire che ha molti sintomi diversi, fra i quali il più importante e più preoccupante è l'elevato rischio di sviluppare tumori, e questo è un problema. I tumori compaiono già in età pediatrica nella maggior parte dei casi, e quindi l'associazione Linfa, noi siamo molto sensibilizzati nel cercare di trovare cure specifiche per questa malattia, cure che a tutt'oggi mancano. Lei diceva che ci sono 2 milioni di persone affette da questa sindrome in Italia. No, dalle malattie rare in generale. Ah. Da questa sindrome in particolare in Italia ci sono circa 20.000 persone, che comunque sono sempre un numero piuttosto considerevole. Che età hanno queste 20.000 persone? Tanto per capire il range, no? Per entrare poi dentro certo, alla malattia. Essendo una malattia genetica si è affetti dalla nascita e quindi si resta affetti per tutta la vita. Ma quando si manifestano i sintomi? I sintomi sono variabili, si manifestano ad età diverse, ma nella maggior parte dei casi già nella prima infanzia. Questo è il motivo per cui noi siamo molto attenti alla cosa, siamo molto attenti a che i bambini in particolar modo possano avere una vita che sia felice, che sia così priva di sofferenze, di malattie il più possibile. In questo caso le malattie sono di vario genere, abbiamo detto i tumori preoccupanti, ma ci sono anche problemi cognitivi che si manifestano generalmente durante l'età scolare. All'inizio dell'età scolare questi bambini hanno difficoltà a svolgere alcune attività, quindi vanno seguiti specificamente con processi logopedici, attività di vario genere che li aiutano parecchio. Ci possono essere problemi anche in altri distretti corporei, ma insomma i tumori per quanto ci riguarda sono i più preoccupanti. Una vita che si trasforma in un calvario o in qualche modo qual è la terapia attuale? Beh, allora non vorrei essere troppo così drammatico in realtà, perché i pazienti sono molti e diversi. Molto diversi fra loro. Non si può prevedere al momento della diagnosi quale sarà il decorso della malattia. Nella maggior parte dei casi bisogna essere molto rassicuranti, perché ci ascoltano i pazienti, ci ascoltano le famiglie dei pazienti. Nella maggior parte dei casi la malattia
la sindrome, perché appunto non sempre ci sono dei tratti. Qual è la differenza tra il termine malattia e sindrome? Sindrome è un'entità clinica che coinvolge vari sintomi, non tutti necessariamente patologici. Ad esempio, nel caso di questa della neurofibromatosi, una caratteristica molto tipica è la comparsa di macchie caffellate sulla pelle, che ovviamente non sono un problema, se non casomai estetico, però dal punto di vista clinico non sono un problema affatto. Ecco, dicevo, le persone con la NF possono avere una vita molto diversa, in molti casi del tutto normale, con sintomi estremamente lievi o trascurabili. In un altro numero di casi c'è qualche sintomo più preoccupante, in una piccola frazione di persone si possono sviluppare anche sintomi gravi e preoccupanti. Il problema è che, essendo comunque una malattia relativamente rara, non ci sono studi e non ci sono cure specifiche per questa malattia. Se una persona affetta da NF sviluppa un tumore importante, non c'è a tutt'oggi una cura specifica, un trattamento, perché non si conosce esattamente il meccanismo attraverso il quale questo tumore si sviluppa. L'unica Però cosa... si può intervenire come se fosse un tumore di altra origine, quindi le terapie sono le stesse del tumore? La terapia principe, il trattamento principe è quello chirurgico, ossia cercare di rimuoverlo, cosa che non sempre è fattibile, perché a volte i tumori caratteristici della malattia, che si chiamano neurofibromi, da cui il nome della malattia, appunto, sono molto numerosi, sono molto complessi, insorgono lungo i nervi periferici, quindi nei posti più diversi, possono essere sottocutanei, in questo caso facilmente rimovibili, ma possono essere molto numerosi, quindi molto difficili da eliminare, possono essere profondi e quindi molto difficili anche da raggiungere chirurgicamente. Ci sono dei trattamenti chemioterapici, ma non specifici, con tutti i problemi che hanno i trattamenti chemioterapici, ossia la resistenza delle cellule tumorali, che poi diventano più maligne se resistono alla chemioterapia, e la scarsa efficacia e gli effetti collaterali. Quindi non c'è una terapia specifica. La ricerca a cosa punta? Una volta identificata, insomma, per sommi capi, perché mi pare che la ricerca punti anche a conoscere il primo passo, questa sindrome, sì. No? Beh, la ricerca si fa per tanti motivi. Nel mio caso c'è una componente che spesso si dimentica, secondo me, che è una componente etica, che è molto importante. Le cito una cosa che secondo me è interessante. Qualche tempo fa Papa Francesco ha detto: una cosa che io non riesco a capire sono i bambini che soffrono, e prego tutti i giorni. Credo solo Papa Francesco, penso che tutti noi dovremmo. Io sono molto d'accordo con questa intensità di sensazione che provoca il dolore dei bambini. E a differenza del Papa, noi scienziati non preghiamo, ma cerchiamo proprio di capire perché si sviluppano le malattie nei bambini in modo da poterle curare. Questo è il motivo, la forza, diciamo così, che spinge a lavorare in questo campo, a fare ricerca in questo campo. Nel caso della neurofibromatosi, appunto, non si conoscono le cause che inducono lo sviluppo dei tumori. Non c'è sufficientemente ricerca e quindi c'è un urgente bisogno di sostenere ricerca specifica su questo argomento. Un urgente bisogno significa un urgente bisogno anche di finanziamenti. Purtroppo bisogna essere anche molto concreti. In questo campo la ricerca costa molto ed è poco finanziata. E un'associazione perché come l'INFA... Perché è poco finanziata? Perché comunque si diceva che 20.000 persone valgono, per me anche una persona sola varrebbe un progetto di ricerca, però se abbiamo anche sentito che 20.000 persone iniziano a convivere con questa sindrome sin da bambini, facendo riferimento al fatto che il dolore dei bambini non è sopportabile, perché non si convogliano delle tante raccolta fondi che si fanno, perché è vero anche che ci sono purtroppo tante patologie e bisognerebbe fare ricerca sempre più mirata. No, abbiamo capito finalmente che non c'è una ricerca univoca, no? Anche quando si parla di tumore, il tumore è il termine con cui però si aggregano malattie diverse, di origine diversa, che hanno bisogno di cure diverse, quindi sono tanti tumori diversi e per ogni tipologia andrebbe fatta una ricerca. Questo lo stesso dicasi per le malattie genetiche, che le sindromi genetiche. Però perché nel caso della neurofibromatosi non c'è sufficiente finanziamento, anche per
capire i meccanismi di origine, no? Perché lei faceva riferimento al fatto che siete scienziati, prima dovete capire chi è il mostro che dovete combattere per poi affinare l'arma giusta. Sì. Beh, ci sono due motivi, secondo me, essenziali per cui non c'è abbastanza ricerca sull'NF. Il primo è che si tratta di una malattia genetica, quindi una malattia relativamente rara rispetto ad altri tumori, e soprattutto in Italia anche, c'è ancora paura di parlare di una malattia genetica. È poco nota la NF, proprio perché le persone che sono affette, le loro famiglie, tendono ad isolarsi, a vivere questa cosa quasi come una colpa, come una cosa che deve essere tenuta nascosta. Si diceva una sindrome poco nota, anche perché gli stessi pazienti tendono a nascondersi. E questo è il motivo perché non viene finanziata? Cioè, dovrebbe esserci un senso di responsabilità da chi deve aiutare le persone affette. Sì, questo è un problema molto importante. I pazienti si sentono spesso soli e appunto un ruolo di Linfe è quello di farli sentire meno soli e di aiutarli in vario modo. E poi ovviamente c'è un problema politico più generale, la ricerca è finanziata poco in Italia. Lei mi dia, diceva un tizio, un cacciabombardiere e io troverò una cura per i tumori. Un cacciabombardiere costa 100 milioni di euro, tutta la ricerca biomedica italiana riceve per 3 anni 30 milioni di euro. Quindi questa è la situazione nella quale noi viviamo. Abbiamo poche risorse, pochi finanziamenti e questo è il motivo per cui c'è grande bisogno di associazioni come l'INFA che raccolgono la solidarietà delle persone. La ricerca in Italia è fatta dalla solidarietà delle persone, innanzitutto. Vogliamo ricordare alle persone perché la ricerca costa? Perché uno pensa, vabbè, sei in laboratorio, certo, quattro vetrini. No, vogliamo spiegare quali sono i protocolli della ricerca, come sono strutturati, proprio perché così magari metta mano al portafoglio chi può. Beh, certo, la ricerca sui tumori in particolare, che è quella che faccio io, che questo è un altro punto importante di un'associazione come l'Info. Noi raccogliamo soldi per fare ricerca e facciamo anche ricerca, quindi siamo una garanzia che i soldi vengano utilizzati per questo. Ecco, la ricerca sui tumori costa perché innanzitutto occorre pagare le persone che fanno la ricerca, nessuno le paga, quindi i giovani entusiasti e bravissimi che fanno ricerca vengono pagati direttamente dai fondi privati, dai fondi che raccolgono associazioni come l'INFA. Dopodiché servono moltissimi reagenti che sono molto costosi e servono moltissimi strumenti, macchinari, che ormai sono tecnologicamente molto avanzati e sono ancora più costosi degli strumenti. Quindi fare ricerca costa cifre estremamente elevate. Oltre a ciò la ricerca va fatta in rete con tanti gruppi che si devono parlare fra di loro. Noi collaboriamo con gruppi americani ed europei, con molti gruppi internazionali, e quindi è necessario muoversi, è necessario partecipare a conferenze, scambiare informazioni. Questo è assolutamente vitale per fare ricerca di alta qualità e tutto questo costa moltissimo. Poi, per non far torto a nessuno, ai ricercatori internazionali, la beffa del nostro paese è che non è un'autoreferenzialità, ma abbiamo delle teste e ci mancano gli strumenti, teste che spesso vengono assorbite, no, dai paesi che investono in ricerca. Sì, e questo, certo, è un po' un'assurdità. Questo è un po' un'assurdità, ma è un discorso un pochino diverso. Questo, adesso non voglio fare del vittimismo. No, però lo dico io che oggettivamente, perché certo. Ho intervistato parecchi ricercatori nella mia carriera giornalistica e sono tutti transitati per gli Stati Uniti, dove lì sono riusciti a sviluppare anche delle start-up di ricerca che poi riportate in Italia danno dei risultati, proprio certo, perché certo. Lì i reagenti e magari i microscopi altamente, adesso io banalizzo ma non è assolutamente quello che voglio fare, vengono comprati, vengono acquistati. Certo, ma i ricercatori italiani sono di ottima qualità, la ricerca che si fa all'Università di Padova, dove io lavoro, è di ottima qualità. Molti ricercatori italiani vanno all'estero, spesso ritornano, molti ricercatori stranieri vengono in Italia. Questo è normale, per la ricerca ci deve essere uno scambio continuo di persone che imparano cose diverse stando in posti diversi. Purtroppo l'Italia è un pochino meno competitiva di altri paesi e quindi le persone che vanno via e che non tornano più sono più di quelle che vengono a lavorare in Italia. Quindi perdiamo alla fine parte delle nostre risorse.
Tornando alla ricerca contro la neurofibromatosi, sì. Che cosa studiate nello specifico? Visto che lei prima parlava di una sindrome che colpisce, no, l'apparato, certo, dei nervi, e quindi molto diffuso, non è localizzato. Allora, la nostra associazione finanzia due progetti in particolare di ricerca di base, uno dei quali mira a ricostruire in vitro lo sviluppo di un tumore, quindi un tumore come il neurofibroma è complesso, formato da cellule diverse che si parlano fra loro, progressivamente crescono e formano questa struttura aberrante, anomala. E la dottoressa Chiara dell'Università di Padova è finanziata dall'INFA proprio per ricostruire questo tumore in vitro in modo da poter poi provare dei farmaci con molta facilità su questa struttura e poter poi passare in un secondo momento alla sperimentazione sui pazienti, all'utilizzo di questi farmaci sui pazienti. Quindi questo è un tipo di ricerca che mira proprio a comprendere i meccanismi con cui il tumore si sviluppa. Un secondo progetto invece è quello di studiare, questo primo progetto si chiama Una sfida per la vita. Il secondo progetto che l'INFA finanzia sui tumori invece si chiama Togliamo energia al tumore. Togliamo l'infa al tumore. Diamo l'infa alla ricerca per togliere energia al tumore. Perché i tumori hanno un metabolismo, utilizzano l'energia in modo diverso rispetto alle altre cellule. Quindi se noi capiamo dove stanno queste differenze, possiamo colpire selettivamente le cellule tumorali ed uccidere soltanto queste. L'INFA poi sostiene anche un altro progetto che mira invece alla recupero logopedico dei bambini in particolar modo. Questo è altrettanto importante. Io devo dare spazio alla pubblicità, ringrazio Andrea Rasola, presidente dell'associazione Linfa Onlus, ma soprattutto anche ricercatore e biologo. Subito dopo la pubblicità continuiamo a parlare di questa associazione, continuiamo a parlare della necessità di raccogliere fondi per la ricerca per combattere e togliere energia alla neurofibromatosi con un altro rappresentante di questa associazione. Tra pochissimo, grazie. Grazie.